Ci sono dei cavalli che mettete una mela qua e si girano come se fossero dei serpenti. Poi togliete la mela, provate a prenderlo voi per girargli la testa e sembra che abbiano ingoiato una trave. Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio mostrare una delle maniere con cui possiamo rendere un pochino più morbidi il cavallo alla nostra richiesta di redine diretta con, o indiretta con la redine. Com'è che faccio e qual è il problema di cui sto parlando? Vi sarà successo sicuramente di montare su dei cavalli che sono particolarmente duri sull'incollatura, ok? E uno dei sistemi, quello normale, quello standard, ve l'ho già fatto vedere in alcuni video, basta che andate sul mio canale, cercate redini e vi faccio vedere un po' tutta la preparazione da terra prima di salire, le redini appena saliti, diciamo tutte quelle cose che si fanno normalmente per migliorare un pochino la flessione laterale del cavallo. Il cavallo si può flettere in tre maniere, no? Laterale, verticale e longitudinale. Adesso parliamo di flessione laterale, quindi per intendersi è questa flessione qui, cioè quando io chiedo al cavallo di fare una flessione del collo, ok, senza muovere i piedi, e lei dovrebbe riuscire a, ecco così, a girare la testa senza muovere i piedi, no? Quella che si chiama neutral lateral flexion. Questo è un esercizio che ci permette poi dopo di avere un collo morbido e che risponde bene. Com'è che faccio quando ho un cavallo che è veramente duro da quel punto di vista lì? A parte farlo vedere da un osteopata, perché potrebbe averci qualche contrattura muscolare o qualche problema scheletrico, eccetera, però una volta che noi siamo tranquilli che è sano, e dobbiamo cercare di aiutarlo un po' a capire. Si può mettere un'imboccatura, e quello però si fa per sicurezza, ok? Perché se io metto un'imboccatura, magari il cavallo me la dà meglio la testa, però me la dà meglio perché c'ho un amplificatore di forza che è dato dall'imboccatura, dato dal filetto, ma non necessariamente me la dà meglio perché me la vuole dare meglio. Ci sono dei cavalli che mettete una mela qua e si girano come se fossero dei serpenti. Poi togliete la mela, provate a prenderlo voi per girargli la testa e sembra che abbiano ingoiato una trave, no? Sono rigidi e non si spostano. Allora in quel caso lì cosa succede? Il problema dov'è? Fisico? No, direi di no, probabilmente è mentale. E quindi cosa è che posso fare per aiutarlo? Metto l'imboccatura, si è detto prima, se io metto l'imboccatura ho un amplificatore di forza sulle mie mani, mi metto un chilo, ma lei qua sente lo stesso chilo su una redine attaccata a un filetto, il rapporto è 1-1, lo stesso chilo però lo sente in un punto dove è particolarmente sensibile e di conseguenza lei risponde, ma non è che risponde perché è morbida, risponde perché io sto facendo più forza rispetto a quella che più fastidio do, no più forza, do più fastidio rispetto a quello che potrei dare utilizzando la capezza con i nodini, Ma fondamentalmente il problema è lo stesso. Allora, com'è che faccio a risolvere, a sciogliere questo nodo mentale? Ci sono vari sistemi, Adesso, oggi, come sempre, ve ne faccio vedere uno, non è che poi magari in seguito ve ne farò vedere altri. Allora, com'è che posso fare? Posso usare lo stick, anche da sella. Ora, poi ve lo faccio vedere da sella, ma intanto bisogna che testi se il mio cavallo ha paura dello stick. Quindi farò gioco d'amici, toccherò da tutte le parti, vedrò se calcia, se si imbizzarrisce oppure se sta tranquillo, e poi voglio vedere che se faccio questo sposta il nasino da quella parte, ecco, brava, e da quest'altra parte uguale, quindi l'accarezzo, lo tocco sul petto, sotto la pancia, dietro, sulla coda, dietro le gambe, sulle gambe posteriori, di nuovo qui davanti, sopra le orecchie, e poi voglio vedere se lei riesce a girare un po' il naso, ecco, e appena me lo dà
stacco. Poi cosa farò a questo punto? Salgo. Mi raccomando, quando salite con l'Hackamore, questo ve lo dovete mettere prima, e poi ve lo passate sul gomito. La lead rope, cioè quella che avanza, passa sul gomito. Una volta che sono salito, scusate se avete visto lo stacco, ma purtroppo mi era morto il registratore, quindi ho dovuto tagliare. Una volta che sono salito, io cos'è che farò? Andrò a verificare prima di tutto con lo stick che il cavallo non abbia paura, no? Quello che ho fatto da terra, quindi che posso toccarlo sulle gambe davanti, di dietro, tra le gambe di dietro, sulla coda. L'elice prude qui. Da tutte le parti. Poi dopo andrò a fare l'esercizio vero e proprio. Quindi prendo la corda, la redine in questo caso, leggermente più corta a sinistra, chiedo, quindi alzo, chiedo che giri la testa verso di qua, verso la mia sinistra. Se non la dà, ok, lei adesso la dà, però se mettiamo, è capitato a volte trovare dei cavalli che veramente erano durissimi, se non la dà io posso usare un po' lo stick. Vedete, prima lo tengo qui alla spalla in modo che non sia neanche visibile fra poco, e poi dopo apro, arriva dall'esterno e va ritmo sul naso, e quando prende la correzione, tac, li rimetto qua di nuovo. Prendo la redine, non va, adesso va, però faccio finta che non vada, va, ma aiuto con lo stick, se ho bisogno posso anche toccare un pochino, fino a che lei non gira e rimane lì, Poi vado da quest'altra parte, quindi redine di nuovo diretta verso destra, se me la dà bene, altrimenti intervengo con lo stick, ritmo da lontano, voglio che lei si fermi, che mi dia la testa senza muovere e lascio. Ok, questo è l'esercizio che dovete ripetere un po' di volte a destra e a sinistra. Prendo, voglio che giri solo la testa, uso anche lo stick delicatamente fino a che non diventa morbida e gira. E di nuovo a destra, prendo un pochino, ha girato, io però voglio di più, metto lo stick, 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 stick e lascio. Una cosa importantissima, dove siete? Ah, là. Una cosa importantissima, lo stick, non fate questo e non fate questo, questo lo vedremo in un altro video a cosa serve. Questo non lo fate mai, ok? Questo dovete fare dall'esterno verso l'interno, perché i cavalli hanno una visuale laterale e quindi riescano a vedere meglio questo oggetto che arriva da lontano e va verso il suo naso, Per cui ho bisogno di fare meno, e non si impauriscano perché arriva in maniera più soft, arriva da lontano, lo vedano, lo conosce già, non ha paura. Ho fatto fase 1-2 con la corda, fase 3-4 con lo stick. Vi accorgerete, se provate, a vedere che i cavalli si comportano meglio nella guida con lo stick piuttosto che con la corda, con le redini. Questo perché lo stick, a meno che non abbia paura ovviamente il cavallo, perché lo stick è gioco di guida, no? Gioco di guida, cavalli funzionano meglio con il gioco di guida rispetto che con il porcospino. Quindi vedete, già lei sposta il naso solo con lo stick. Però ricordatevi che in questo frangente io voglio migliorare la risposta alla redine, non sto facendo la preparazione per lo stick riding. Se io sto facendo la preparazione per la redine, cioè voglio che lei ceda benissimo alla redine, devo fare fase 1-2 con la redine e fase 3-4 con lo stick, capite? Cioè io uso la fase 1-2, la cosa che voglio migliorare, fase 3-4 quella su cui il cavallo risponde già bene. Ricordatevi sempre che quando scendete c'avete l'Hackamore, quindi c'avete la lead rope collegata a voi alla cintura,
non potete scendere a destra se l'hacamore invece è a sinistra, ok? Dovete scendere sempre dalla parte in cui c'è l'hacamore. Questo esula un po' da dell'esercizio di oggi, però è per farvi capire che a tutto c'è un significato, ok? Per cui non omettete niente. Io adesso voglio scendere, quindi stacco la lead rope dal pomello, ok? Me la rimetto qui dove era, quindi sul gomito, riprendo lo stick con la mano sinistra e scendo come sono salito. Ok? Brava. È durato tanta fatica? Tieni. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace.